Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come ormai già tanti di voi sapranno, il regolamento europeo è stato posticipato al 31 dicembre, quindi fino al 31 dicembre avremo ancora un regolamento ENAC. Però ENAC ha già comunicato l'8 giugno, cioè pochi giorni fa, ha già comunicato quello che dovrà comunque entrare in vigore dal 1 di luglio. E cos'è queste cose che stanno per entrare in vigore il 1 di luglio? Allora, l'obbligo del patentino. Quindi bisognerà assolutamente avere un patentino online per i droni sopra i 250 grammi e un'altra cosa che dovranno avere i droni sopra i 250 grammi è il QR code. Quindi questo QR code che dovremo stampare dal sito di Flight, che però non sarà ancora obbligatorio per il Mavic Mini, perché per il Mavic Mini entrerà in vigore questo QR code appunto dal 30 dicembre, mentre per questi 6 mesi il Mavic Mini sarà ancora esente dal QR code. Quindi ragazzi, questo video è per spiegarvi come io ho stampato il QR code, dove ho deciso di metterlo sul Mavic Air 2 e perché me lo sono stampato e me lo sono plastificato, diciamo. Partendo dall'esperienza fatta nel creare gli adesivi per i miei scaler, che dovevano resistere comunque ad acqua, fango, polvere, quindi tutte queste cose che vanno a danneggiare un adesivo, soprattutto se autocostruito, su un drone rimane ancora più semplice la cosa, perché il drone comunque non va nell'acqua, non va nel fango, non va nella polvere, ma deve essere comunque un adesivo abbastanza resistente, perché magari lo andiamo a toccare con le mani sudate, per esempio quando vogliamo d'estate che ci sono 40 gradi, o con le mani comunque umide appunto, deve essere comunque un adesivo abbastanza resistente. Allora io vi spiego come ho fatto io a farlo, poi se voi avete idee migliori ovviamente suggeritemele anche a me. Quindi vi spiego come ho fatto io a fare questo adesivo, o meglio come farò io tutti questi adesivi, questi QR code, appunto per essere un po' resistenti. Allora, partiamo dal fatto che quando noi andiamo a stampare dal sito di Flight, il QR code ha queste dimensioni. Se noi facciamo stampa dal sito di Flight, il QR code ha queste dimensioni. Quindi supponiamo che il QR code sia questo, lo vado a ritagliare in maniera molto veloce, giusto per farvi capire che questo QR code è abbastanza ingombrante. Ok, allora mettiamo via il foglio che non serve più. Allora, il QR code ha queste dimensioni, quindi se io lo vado a mettere sul Mavic Air 2, che comunque è un drone di dimensioni abbastanza importanti, abbiamo questo QR code che ci sta benissimo tipo qua sopra, che però a livello estetico ragazzi io non ce la faccio a vederlo, perché comunque avere un drone che costa 700, 800, 900, 1000 euro con su una patacca così, ragazzi, esteticamente non ce la faccio, a me mi viene l'urto del vomito. Allora ho pensato di rimpicciolirlo. Quindi l'ho rimpicciolito di dimensioni, dopo vi spiego come ho fatto, l'ho diciamo plastificato e tutto, l'ho stampato in carta adesiva, poi vi spiego tutto dopo, e l'ho messo qua da parte, che mi sembra la soluzione migliore per il Mavic Air 2. E stessa cosa farò tipo con l'autelivo, perché potete immaginarvi voi l'autelivo arancione bellissimo lucido con su questa patacca? Cioè, no, è inguardabile ragazzi, è inguardabile, c'è una cosa che proprio io non ce la faccio. Quindi anche questo lo stamperò un pochino più piccolo e lo metterò qua da parte, qua sotto per esempio. Vedete che questo non ci sta perché qua c'è un gradino, quindi lo stamperò un po' più piccolino e lo metterò qua sotto nel fianco, perché comunque rimane visibile, ma non è una cosa che va a danneggiarmi psicologicamente come vederlo qua sopra. Allora, andiamo con ordine. Spostiamo anche il Mavic a questo punto, che non ci serve, e vi spiego come ho creato io questi QR code. Allora, prendiamo il computer. Per prima cosa dobbiamo andare sul sito di Flight dove abbiamo registrato il nostro drone, fare stampa. Ok, una volta fatto stampa ci viene aperta appunto la schermata per stampare il QR code. A questo punto possiamo o stamparlo, quindi di averlo di queste dimensioni, o andare a modificare le dimensioni appunto con la scala in percentuale, quindi faremo un po' di prove, stamperemo un po' di prove su una carta diciamo normale, non adesiva, e faremo un po' di prove finché avremo la dimensione che ci interessa. O altrimenti si può fare questa procedura. Questa è quella che faccio io con un Mac. Su Windows ci saranno cose simili, ma io di Windows sono poco pratico, però il concetto rimane lo stesso anche per Windows sicuramente. Allora, qua in basso a sinistra vado a cliccare salva come PDF, quindi vado a salvarlo. Una volta salvato,
mi trovo il file PDF, quindi se io lo vado ad aprire ho il QR code in formato PDF, quindi da qua lo posso andare a ristampare tutte le volte che voglio e via dicendo, e fare tutte le prove che voglio. Quindi vado a selezionare esporta, vado a selezionare di esportarlo come JPEG, aumento la qualità massima, faccio salva e mi appare un altro file. Quindi questo file sarà lo stesso file, diciamo, ma in formato JPEG, quindi con altre caratteristiche. A questo punto, usando il software che già è quello diciamo di default del Mac, che apre qualsiasi file JPEG, vado a ritagliare solo quello che è il quadrato che mi interessa, quindi andrò a ritagliarlo più o meno così. Ok, a questo punto andrò a fare taglia, o meglio ritaglia. Ecco, vedete che ho il QR code ritagliato, cioè un quadratino, non ho più tutto il foglio bianco, ho semplicemente un quadratino, quindi vado a chiuderlo e adesso ho il mio quadratino che posso andare a ingrandire e rimpicciolire come più mi aggrada. Quindi a questo punto io uso tipo Page, che poi è tipo Word per Windows, poi uno può usare quello che c'ha voglia, nel senso qualsiasi software di fotografia, quello che uno vuole può utilizzare, qua non c'è nessunissimo problema. Vado a prendere il file che ho appena ritagliato, quindi il quadratino, e ecco che ho qua il mio quadratino. Quindi io a questo punto so che questo mio quadratino è la grande 6,49 x 6,74, praticamente appunto un quadrato, però ovviamente io lo voglio di dimensione che mi ci stia per esempio qua. Quindi per fare questo quadratino, o meglio per fare questo QR code, ho fatto 2 per 2 perché ho misurato e in questa posizione ci stava un quadratino 2 per 2. Per esempio qua misurerò e vedo che ho più spazio, posso fare anche un quadrato un po' più grande, però dipende dove lo vogliamo andare a mettere. Quando lo dovrò mettere sul Mavic Mini, potrò decidere di che dimensione farlo e dove andarlo a mettere, se qua dietro, se trovargli un'altra posizione, magari adesso non potrò vedere se metterlo qua dietro, o se metterlo sopra o qua da parte. Vedrò quando sarà il momento del Mavic Mini. A questo punto, fatto tutto questo, cosa dobbiamo fare? Allora, andrò a fare 2 per 2, quindi vado a rimpicciolirlo e farlo diventare 2 cm per 2. Dopo, vabbè, non è una cosa millimetrica perché comunque abbiamo margine di errore, se vogliamo, di approssimazione. Ecco, adesso io ho il quadratino 2x2. A questo punto cosa succede? Vado a mettere una carta adesiva. Una carta adesiva, io di solito uso quella della Epson, vi lascio qua sotto in descrizione, perché ritengo che sia la migliore tra le carte adesive, diciamo standard, perché comunque ha un'ottima qualità dal punto di vista della resa fotografica, e anche l'adesivo non è niente male. Magari costa un pochino, quello ve lo dico, però io già comunque ce l'avevo perché ho fatto gli adesivi appunto per le mie macchine radiocomandate. Allora, a questo punto l'ho stampato, adesso io ce l'ho già qua solo un pezzetto, ho stampato sulla carta adesiva, quindi vado a spostare il computer perché tanto questo non ci serve più, perché comunque io ormai ho stampato il QR code 2 cm per 2. A questo punto abbiamo un adesivo, perché la carta è adesiva, però l'adesivo di queste carte sì, è abbastanza forte, ma non è fortissimo. E poi comunque sopra è sempre carta, è una carta leggermente quasi plastificata, se vogliamo, ma è sempre carta. Quindi se si bagna si rovina, e anche l'adesivo non è dei più performanti per fare queste cose. Allora io cosa ho fatto? Fatto quello che faccio appunto con i miei adesivi degli scarpe. Prendo una carta adesiva bianca, che è quella che vendono nei Brico, le Leroy Merlin, che comunque è una carta adesiva molto forte dal punto di vista della colla dietro, anche se quando la andiamo a togliere non lascia una quantità di colla esagerata quando la andremo a togliere. Vado a staccare l'adesivo che ho appena stampato. Ok, lo vado ad appiccicare qua sopra e adesso ho la carta adesiva che è molto più adesiva rispetto a quella della Epson. Però a questo punto abbiamo sempre il problema che l'adesivo si può rovinare. Allora, qua ci sono due soluzioni. Allora, io uso sempre la pellicola come quella che vi ho fatto vedere prima, bianca, che ho usato qua. Esiste anche trasparente, quindi basterà comprarle anche un po' trasparente, tanto ve la vendono a pezzi questa, quindi potete comprarne un pezzo, poi comunque costa pochissimo. Vado a prendere la carta adesiva trasparente, tolgo il suo
parte da eliminare, ok, vado ad appiccicare la carta adesiva trasparente sopra, e quindi adesso ho creato il mio adesivo che adesso sì che è diventato un adesivo resistente. È vero, rimane un pochino spesso, ma niente di che, soprattutto se lo mettete in posizioni nascoste, ragazzi, non ve ne accorgete neanche. Vado a ritagliarlo, adesso lo ritaglio un po' così, giusto perché per farvi vedere, ma poi uno può star lì a ritagliarlo in maniera più precisa, ovviamente. Questo è solo un esempio, perché comunque è un problema che tanti si pongono, del fatto di come devono fare a stamparli, dove li devono andare a mettere, perché comunque avere una stoppataccona, questo l'ho tagliato veramente male, comunque niente, giusto per farvi capire, va più che bene. Quindi io il mio adesivino, a questo punto andrò a prendere il mio Mavic Air 2. A questo punto vi consiglio sempre di pulire con un po' di alcol, diciamo, l'area in cui dovete andare ad attaccare qualsiasi tipo di adesivo, non solo questo. Quindi facciamo finta che andrò a appiccicarlo qua da parte, vado a pulirlo con un po' di alcol, perché comunque con le ditate che si lasciano e via dicendo, le mani sono sempre un pochino unte. Ok, vado a togliere la pellicolina dietro, perfetto, e vado ad appiccicare l'adesivo. Potete scegliere la posizione che più vi aggrada in base a come lo volete, e ecco fatto. Gli date una bella pressione in tutti gli angoli, mi raccomando, che sono la parte, diciamo, che tende sempre più a staccarsi, anche perché la plastica del Mavic Air 2 non è una plastica molto liscia, è leggermente ruvidina, quindi gli adesivi fanno sempre un po' fatica ad attaccare sulle cose un pochino ruvide, non è una plastica completamente liscia, è leggermente porosetta, e quindi questa cosa può creare un po' di problemi agli adesivi, però guardate il risultato, davvero ottimo. Una volta poi che avete creato questo file e avete questo quadratino, potete andare a rimpicciolirlo, ingrandirlo, ristamparli, anche perché tipo nel controller lo appiccicherò qua dietro, perché sapete che lo dovete appiccicare anche nel controller, quindi nel controller lo andremo a appiccicare qua dietro, ma qua abbiamo più spazio, poi non si vede, quindi qua dietro crea un po' meno stress mentale. A posto della carta trasparente potete usare anche lo scotch trasparente tipo questo, capito? Se nel caso vogliate usare qualcosa di protettivo e non volete acquistare la pellicola, potete usare comunque lo scotch trasparente. Stessa cosa io l'ho fatta qua sul patentino, vedete che è plastificata, me la sono stampata a fronte retro, quindi tutto fatto in maniera molto casalinga, ma secondo me il risultato è più che buono. Quindi ragazzi, spero di esservi stato d'aiuto, spero che questo video vi sia piaciuto, perché comunque tanti mi hanno scritto che non sanno dove attaccare il QR code, come fare, soprattutto perché se lo stampate su una carta che poi si rovina la dovete ristampare, quindi con questa soluzione non avete nessun problema, e in più non c'è nessun problema neanche nel rimpicciolirlo, ingrandirlo, il QR code viene letto tranquillamente. Fate la prova col cellulare e vedrete che il QR code vi viene letto tranquillamente, anche se l'avete rimpicciolito, senza nessunissimo problema. Quindi ragazzi, questo video che vi ho portato sul canale con questi miei suggerimenti e il mio metodo per, diciamo, plastificare e rimpicciolire il QR code da appiccicare sui droni per non avere una patacca sopra che fa diventare i nostri droni veramente inguardabili, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao. Yeah.